Gione che dal palazzetto dello sport un cordiale saluto alle amiche e agli amici della Pallamano da Stefano Rongione che dal palazzetto dello sport di Chialbola vi racconterà l'incontro valevole per la settima giornata del girone A della prima divisione nazionale tra la Pallamano Trieste e la Metal Cedar Mezzo Corona. Andiamo subito a vedere le formazioni delle squadre, iniziando dagli ospiti. Il Mezzo Corona, portieri col numero 1 Said Katkoda, con il numero 21 Alex Bettini, con il numero 83 Francesco Amendolaggine, con il numero 2 Stefano Stocchetti, con il numero 6 Luca Boninsegna, con il numero 8 Andrea Manna, con il numero 13 Massimo Moser, con il numero 14 Mauro Pedron, con il numero 19 Andrea Manica, con il numero 33 Krvoje Kovacic, con il numero 34 Paolo Moser, con il numero 69 chiude Nicola Folgereiter, l'allenatore Marcello Rezzi. Andiamo a vedere Trieste, la rinnovata Trieste, con il numero 1 Mattei Zaro, con il numero 16 Thomas Postonia, questi due sono portieri, con il numero 2 Mauro Martellini, con il numero 3 Jan Radojkovic, con il numero 4 Michele Oveglia, con il numero 5 Gianluca Dapiran, con il numero 7 Kevin Anici, con il numero 9 il pivot Alex Pernic, con il numero 11 l'esordiente Lorenzo Dovgan, classe 95, con il numero 14 Andrea Carpanese, con il numero 15 Michel Sirotic, con il numero 17 Mattei Nadoc, con il numero 18 Matteo Leone, con il numero 19 chiude il capitano Marco Visentini, allenatore Giorgio Veglia che sostituisce il dimissionario Marco Bozzola che ha rassegnato appunto le dimissioni lo scorso 7 novembre. A suo avviso la squadra non lo seguiva e quindi ha preferito farsi da parte. Oveglia ha esordito in quel di Rovereto 7 giorni fa vincendo appunto in terra trentina, facendo sì che i biancorossi ritornassero alla vittoria che mancava addirittura nella seconda giornata, quando i biancorossi sbancarono il palazzetto di Via del Laghetto di Bressanone. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Chiarello e Pagaria, mentre entrano in campo le formazioni. Mezzo Corona in tenuta giallo-blu, maglia gialla con decorazioni nere, pantaloni blu e bianchi, che attaccherà dalla destra alla vostra sinistra dei vostri teleschermi. Trieste risponde in difesa con la classica tenuta maglia rossa e pantaloncini bianchi. Andiamo subito da uno sguardo al starting seven dei biancorossi, che prevede Zaro tra i pali, Martellini, Oveglia, Nadoc, pacchetto centrale di difesa, esterni Pernic, un inedito visto che gioca sempre in mezzo alla difesa, e Sirotic, un avanti consueto Marco Visentini. Partiti con Mezzo Corona che è il primo pallone del match in mano. Pedron, Kovacic, Folgereiter, Kovacic, Manica, Kovacic, Pedron, ancora Kovacic, scarico per Stocchetti, fermato da Martellini. Buona difesa di Martellini. Manica. Kovacic, Manica, Stocchetti, Kovacic, Manica, uno contro uno su Visentin che lo ferma, cerca lo scarico Manico ma Visentin non glielo permette, quindi ancora 9 metri per Mezzo Corona. Stocchetti prova il tiro, schiacciato a terra ma che finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Mattei Zaro, quindi primo attacco per Trieste. Oveglia, che resta titolare anche in attacco, ancora Veglia, prova il doppio appoggio e c'è la rete, vantaggio Trieste dopo 1 minuto e 15 secondi. A segno Michele Oveglia, una delle novità di questa nuova gestione. Veglia quindi preferito da Dojkovic in posizione di centrale. Manica, Stocchetti, Manica, Kovacic, scarico per Pedron, perde per un attimo il pallone ma lo riprende Kovacic, uno contro uno, forse anche in frazione di passi, ma gli arbitri fischiano comunque un 9 metri per una trattenuta di Oveglia. Ancora Mezzo Corona in avanti, Stocchetti, Manica, Kovacic, uno contro uno di Kovacic, si butta dentro Kovacic, il tiro e c'è la rete. Zaro aveva toccato per un momento ma non è riuscito a respingere completamente il pallone, subito rimessa veloce di Trieste. Nadoc, scarico per
Oveglia, ma si riparte con il giro palla di Trieste. Visiti Martellini, Nado, Coveglia, Martellini, crocio con Visintin che va subito in posizione di pivot. Martellini si alza il tiro e c'è la parata di Amendolagine. Parte mezza corona, Kovacic, Stocchetti. Kovacic manica, scarico per il pivot, Folga Reiter si gira, tutto regolare. Quindi parata a Zaro, di Zaro, contropiede Perdic, prova un tiro ad effetto. Parata da Amendolagine, ma c'è il penalty per Trieste per il fallo di Stocchetti. Quindi primo penalty dell'incontro e per Trieste. Palla in mano a Nadoc, Nadoc contro Amendolagine, Nadoc il tiro, rete, 2-1. Si sblocca Mattei Nadoc dalla linea di 7 metri. Kovacic, manica, Kovacic, Stocchetti, Kovacic, manica, ancora Kovacic, manica, il tiro di Stocchetti, fuori misura, può ripartire Trieste, Martellini, palleggio prolungato di Martellini, scarico per Oveglia, finta di tiro, prova il tiro Oveglia e c'è il 3-1, 3-1 di Oveglia. Caparbio, centrale, classe 93, nel trovare la rete, difesa si distingue per fermare Kovacic, richiamato dagli arbitri. Si riparte ancora con mezza corona, Kovacic, Pedron, punta Sirotic, scarico per Kovacic che la dà a manica, Stocchetti, manica, esce Folga Reiter dalla posizione di pivot, Kovacic, finta il tiro, scarico per manica, fermato da Visintin. 4 minuti e mezzo sul cronometro, risultato di 3-1, doppietta per Oveglia. Stocchetti, scarico per Manna, Mazzaro dice di no, subito contropiede Visintin, finta di passaggio, tiro del capitano parato però da Amendolagine che non si fa beffare sul proprio palo. Quindi palla in mano a mezza corona, Pedron, Kovacic, manica, Stocchetti, Kovacic, Pedron, ritmo blando per mezza corona, Manna, scarico per Stocchetti che perde il controllo del pallone, può ripartire a Trieste con una seconda fase. Pernic apre il campo per Nadoc, ancora Pernic, si alza il tiro, tiro che però finisce fuori, aspettava forse un fischio degli arbitri che però decidono di sorvolare. Quindi riparte mezzo corona, manica, Stocchetti, ancora per manica, Kovacic, Pedron, Kovacic, manica, Stocchetti, manica, sale l'intensità adesso dell'attacco trentino, Stocchetti fermato da Martellini, prova comunque, tira, c'è la rete, rivedibile qui in questa circostanza Zaro. Vediamo cosa fischiano gli arbitri, trattenuta su Misel Sirotic. Quindi Trieste che resta in attacco. Visintin, Martellini, chiama lo schema Oveglia, Nadoc, Sirotic, quasi in un posizione di post cestistico. Oveglia si butta dentro, ancora Oveglia, Amendolagine chiude la porta, però c'è il rimbalzo di Pernic che è più lesto di tutti e batte sotto le gambe Amendolagine. Bella la segnatura di Alex Pernic. Trieste che torna nuovamente a più 2 dopo quasi 7 minuti di gioco. Attacco del mezzo corona con Kovacic spostato in posizione di centrale, manica, non trova Pedron per la difesa aggressiva di Sirotic, Stocchetti, Kovacic si butta dentro, fermato da Nado che Oveglia, però c'è il fischio ritardato che prevede un cartellino giallo per Michele Oveglia.
Kovacic, Stocchetti, Kovacic, manica, Pedron, ancora manica, scarico per Folgereiter, palla persa da mezza corona, però c'è Folgereiter che con un tappin volante ribadisce in rete, sembrava una palla persa ma Folgereiter ci ha creduto e di pugno ha battuto Zaro. 4-3 il risultato. Oveglia dall'altra parte, Martellini, scambio tra i due, Nadoc, solo un gol dai 7 metri finora per il mancino sloveno. Ancora Nadoc, palla per Oveglia, il tiro di Oveglia ad incrociare, terza rete per lui, è 5-3 il risultato ora sul tabellone del Palachiarbola al minuto 8. Ancora mezzo corona con Kovacic, scambio con Manica, ritornato in posizione centrale, Stocchetti, esce Folgereiter, autore di una bellissima rete poc'anzi, Manna, il capitano, il giovane capitano del giallo-blu, Manica, bella circolazione di palla, tiro di Pedron che batte a terra, batte Zaro e fa 5-4. Prima rete per Mauro Pedron in questo incontro. Oveglia riceve palla nella Martellini, Nadoc, ancora Oveglia, Martellini, Nadoc, scambio con Sirotic, esce Sirotic, ancora palla per Oveglia, scarico per Nadoc nella destra, pallonetto di Nadoc e si sblocca anche su azione Matei Nadoc, preciso il pallonetto a battere a Mendolagine sul secondo palo. 6-4 il punteggio. Stocchetti, Kovacic, manica, Stocchetti, manica, Kovacic, manica, scambio ancora tra i due, palla per Stocchetti, si getta dentro Stocchetti, non riesce comunque a passare Kovacic, azione che viene rallentata dalla buona difesa di Trieste, che propizia un 9 metri per i trentini. Kovacic, braccio del passivo che si è alzato, il tiro di Kovacic, improvviso e con un pizzico di fortuna batte anche Zaro, seconda rete per Kovacic, ambe due abbastanza fortunate. Visto l'ausilio del palo e il poco preciso intervento di Zaro, c'è il tentativo intanto di passaggio per Pernic, che non riesce ad abbraccare il pallone, finisce a mezza corona, però viene ammonito anche Paolo Moser per una spinta, però mezza corona comunque può ripartire sul punteggio di 6-5 al minuto 10. Si sveste intanto Jara Dojkovic, pronto ad entrare, ipotizziamo il posto di Martellini. Kovacic, manica, Stocchetti, Folgereiter ancora e si guadagna un 7 metri. Folgereiter, trattenuto la difesa, si gira e prova la conclusione. Gli arbitri non possono non fischiare il penalty a mezzo corona. Si carica della battuta il capitano Andrea Manna. Manna contro Zaro e c'è la rete di Manna. 6 pari. Sirotic subito, batte Pedron e segna, bella realizzazione di Michel Sirotic, mezza corona che rallenta il ritmo e prova a imbastire una sortita offensiva. Manica chiama lo schema, intanto è entrato in posizione terzino destro Massimo Moser. Manica, Pedron, finta, scarico per Massimo Moser che si alza, il tiro e ancora penalty per mezza corona, spinta di Nadoc che viene anche ammonito per questo motivo e secondo 7 metri consecutivo per la compagine ospite. A battere ancora sarà il capitano Andrea Manna e
c'è ancora la rete. Freddo, il capitano dei trentini. Punteggio che si riporta di nuovo in parità, 7 pari. Sirotic, cambio di campo per visitare Martellini, si alza il tiro e c'è il gol di Martellini che batte a Mendolagine. Si sblocca Mauro Martellini al minuto 12. Trieste quindi ancora avanti, 8-7. Si è capito il piano partita di Trieste, però quello di cercare di correre quando si può. Si mette in difficoltà il rientro della difesa ospite. Kovacic, fermato da Visintin. 9 metri per mezza corona, Folgereiter. Kovacic, manica. Kovacic, Moser, ancora manica, finto di tiro, palla per Moser. Scarico per Kovacic, cerca Folgereiter, anticipo di Aveglia, poi riporta a testa e contropiede. Visintin, Nadok, c'è Sirotic. Sirotic si alza il tiro e gol di Bissè Sirotic. Trieste che torna a più 2, 9-7 il punteggio. Seconda rete nel match per Sirotic. Manica. Kovacic si alza il tiro sotto l'incrocio, traversa il palo, salvano Trieste. Martellini può ripartire. Visintin, palleggio prolungato di Visintin, scarico per Nadok che si alza in terzo tempo, il tiro è la rete, rete di Matej Nadok, terza, computo personale. E al minuto 14 Trieste tocca il più 3 sul 10-7. Massimo vantaggio quindi per Trieste e coach Rizzi decide di spendere il suo primo time out, come detto al minuto 14. Approfittiamo di questo minuto tecnico per andare a vedere quello che è successo la settimana scorsa nel girone A della prima divisione nazionale. Iniziando appunto dalla vittoria di mezza corona che si è rilanciato ancora di più con quella vittoria e si è portato in terza posizione in discreta compagnia a quota 9 punti. La vittoria, come detto, è arrivata in casa sul cospetto del Meti Group Mestrino per 32-25. Come detto, si è sbloccata anche Trieste, che ha espugnato Rovereto per 30-16. Agevole vittoria esterna anche per il Bressano, che batte in casa il Ferrara, in casa del Ferrara, gli estensi per 32-19. Bene anche Bolzano, che supera al Palagasteiner il Bressanone per 34-25. Chiude la vittoria di misura 29-28 di Cassano Maniago sul Merano, che resta fanalino di coda con 3 punti. È ripreso il gioco qui al Palacarbula con mezzo pallone in attacco. Moser, Massimo cerca lo scarico per Folgereiter, che in qualche modo ripassa il pallone a Moser. Il tiro di Manna parato dal nuovo entrato Postonia e si riparte con una rimessa nel fondo. Martellini dall'altra parte, scarico per Oveglia, sfitto di tiro di Oveglia, il tiro di Oveglia parato da Folgereiter e scuote da Amendolagine. Viene invece ammonito Folgereiter per la trattenuta. Buono comunque il riflesso di Amendolagine, visto che Oveglia ha tirato una bella botta. La posizione comunque era avvicinata. Mezzo canone in attacco con Pedron, Kovacic, manica. Moser, Kovacic, manica. Moser, manica in crocio con il pivot Folgereiter. Palla per Moser, scarico per Kovacic, manica, si tira. Buona risposta di Postonia, può ripartire Trieste, il pallone però troppo lungo per Marco Visintin, l'errore fase di impostazione di Michele Oveglia, comunque non va a intaccare finora la buona prova del numero 4 bianco-rosso. Moser, manica, finta di tiro e poi sottomano improvviso che prende di sorpresa Postonia, primo gol per manica e mezzo corona che accorcia le distanze sul 10-8. Dopo questo gol subito,
il precedente errore. Fase di ripartenza, Oveglia decide anche lui di spendere un time out al quarto d'ora del primo tempo. Andiamo ora a dare uno sguardo invece al programma del turno odierno. Oltre a Trieste e Mezza Colonna si giocano sugli altri campi le seguenti gare, ovvero Ferrara Cassano Magnago, ovvero spareggio per il gruppone d'alta classifica, visto che Cassano Magnago, Ferrara, Trieste, Bressanone e Mezza Colonna hanno tutte 9 punti, ben 5 squadre. A seguire la coppia di testa, Bolzano e Bressano, ancora punteggio pieno, percorso netto per le due compagini, 18 punti, mentre ancora Merano, Mestrino e Rovereto hanno solamente 3 punti. Le altre gare sono Mestrino, Merano, Bressanone, Rovereto e Bressano-Bolzano, il big match tra le prime classifiche. Si è ripreso qui a Chiarbola Martellini, palla Radojkovic che sostituisce Oveglia, non Martellini come avevo precedentemente ipotizzato. Intanto Visintin si sblocca con un bel pallonetto. Trieste ancora più 3. Moser, Manica, Kovacic, Manica, Moser, Manna, Moser ancora per Folgereiter, che si guadagna con caparbietà un altro penalty e c'è ammonito anche Pernic. Si carica della battuta Pedron. Dopo i due precedenti di Manna, il tiro di Pedron è alto, punteggio che quindi resta invariato. Brutto errore per Pedron che fa sì che Mezza Colonna resti ancora tre lunghezze da Trieste. Cerca di allestire con calma l'attacco Radojkovic, che riceve da Martellini, scarica Nadok, ancora Radojkovic per Martellini, taglio di Visintin, Radojkovic ancora per Martellini, scambio prolungato tra i due, spalla per Nadok, taglio di Visintin, fermato, e 9 metri per Trieste. Martellini, Visintin, Martellini, si alza il tiro, Martellini, amendo l'argine, ci mette una pezza, deviando il tiro sopra la traversa. Dall'altra parte Kovacic si butta dentro e si guadagna un 9 metri. Pausa però per permettere la pulizia del parquet. Entrato intanto nelle file del Mezza Colonna Luca Boninsegna, pivot classe 86, ex Merano. Manica per Moser, fermato da Martellini. Mezza Colonna che resta ancora in attacco. Boninsegna si incarica della battuta, della punizione. Manica prendere, come si suol dire, l'area. Pedron, Kovacic, ancora Kovacic, scarico per Manica, buona circolazione di palla, Pedron, il tiro, ma Postonia dice di no. Pressing accennato del Mezza Colonna e Trieste riparte con calma. Oveglia che ritorna in cabina di regia. Martellini, Oveglia, Nadok, Oveglia, Martellini, cambio direzione di Martellini, Oveglia, scarico per Visintin, si accentra, Visintin, cambio di gioco per Sidorcic, problematica la ricezione, gli arbitri vedono che l'ala ha pestato la linea di fondo e quindi può ripartire ancora Mezza Colonna. Manica però non preme il piede sull'acceleratore,
Aspetta che Trieste si sistemi. Ancora Manica, scarico per Boninsegna, fermato con le brutte dalla difesa biancorossa. Sul cronometro intanto segna il minuto 20. Punteggiare sempre di 11 a 8 per il team Giuliano. Manica Kovacic. Scarico ancora per il centrale che si alza e tira e trova la rete. 11-9 il punteggio. Seconda rete per Andrea Manica. Cambio, avvicinamento ancora. Posizione centrale, fuori Veglia. Dentro Radojkovic. Sirotic intanto trova la rete. Ancora una volta con un pallonetto. Trieste che quindi torna sul più 3. Più precisamente sul 12-9. Manica. Kovacic Pedron. Moser. Pedron va a prendere Manica. Kovacic il tiro, parla di Moser. E c'è la rete. Si sblocca Massimo Moser. Dall'altra parte Trieste con Martellini. Prova la sortita offensiva, ma l'ex Parma e Città Sant'Angelo commette sfondamento, quindi può ripartire mentre corona che ha in mano la palla del possibile meno uno. Moser che poc'anzi si è sbloccato salendo la sua prima rete. Pedron ancora a prendere Manica. Kovacic, finta di tiro, scarica per Moser, Manica ancora finta, palleggio, ma viene trattenuto da Nadok. Deve stare attento Nadok, ha già preso una munizione, quindi il prossimo fallo, cosiddetto grave, dovrà sedersi in panchina per 2 minuti di esclusione. Manica, Kovacic, sempre blando l'inizio degli attacchi dei trentini gialloblu. Moser, finta di tiro, si alza il tiro, Postonia para, ma gli arbitri intervengono per segnalare un fallo della difesa triestina. Però c'è anche il passivo e quindi Moser deve affrettare il tiro, ma ancora Postonia c'è, salva il risultato Oveglia. Commetto, no, c'è il fallo in attacco, no, anzi rettifichiamo, invasione di Sirotic durante il taglio, quindi rimessa da fondo per mezzo che non ha già battuto la Mendolacci. Rientra intanto Massimo Moser. Manna, Manica, Moser, Manica, Kovacic. Ancora mezzo con l'attacco. Manica, Moser, Kovacic, Moser. Cerca Boninsegna. Braccato da Oveglia. Boninsegna, Manica, Kovacic, Manica, Moser. Il tiro improvviso. La Postonia ancora si fa trovare pronto. Martellini. Vesente, Martellini, Oveglia, scarico per Sirotic che colpisce il palo, la schiena di Amendulaggi e segna la rete numero 4 dell'incontro. Manica questa volta vuole accelerare le operazioni, ma gli arbitri intervengono per un'irregolarità della difesa di Trieste. Quella rete segnata in precedenza, Sirotic diventa il top scorer di Trieste con 4 segnature. Tanto andiamo a seguire l'attacco di mezza corona. Manica, Moser, cerca Boninsegna, perde il pallone, può ripartire Carpanese, può ripartire Carpanese che contro Mendolaggi non sbaglia e quindi Trieste vola a più 4, massimo vantaggio
per il team allenato da Giorgio Veglia. E Carpanese diventa il settimo triestino a segnare almeno una rete. Attacco di mezzo corona che si è un po' inceppato nelle ultime azioni. Kovacic si alza il tiro, murato la difesa, Manica deve anticipare l'arrivo di Sirotic e ci riesce, guadagnandosi una punizione all'altezza del centrocampo. Però restano i problemi in fase offensiva per il team di Marcello Rezzi. Pedro Kovacic, Manica, scarico per Massimo Moser, ancora Kovacic, fermato da Martellini. Kovacic però sembra aver subito un colpo all'altezza del collo, sicuramente doloroso. Vediamo l'entità, questo leggero acciacco con il numero 33 giallo-blu. Non ci sono esclusioni, Kovacic ritorna in posizione di terzino sinistra, quindi è tutto pronto per ripartire. Con ancora in mezzo con un attacco, che però deve affrettare perché si è alzato il braccio del passivo. Sirotic per un momento intercetta, ma ancora in mezzo con un attacco. Manica subito per Moser. Però c'è l'invasione di Boninsegna. E quindi Trieste che recupera il pallone. Nadoc, Oveglia, Martellini. Oveglia, Nadoc. Martellini, Visentin, Martellini, Radojković, Nadoc, Radojković, Martellini, Radojković, Nadoc si alza il tiro e Amendo l'argine con un bel riflesso nega il gol. Il numero 17 bianco rosso. Manica. Kovacic, Pedron. Manica, Moser, Manica, Kovacic, Moser, Kovacic, il tiro, ancora Postolia, evita il gol, rilancio troppo lungo per Sirotic, subito contropiede di mezzacrona, Manna, Manica, aspetta l'arrivo dei compagni, c'è anche il rientro di Folgereiter, quindi Boninsegna a girare centrale per poi possibilmente tagliare cercando una superiorità numerica in posizione di pivot. Scusate, Manica, Boninsegna, Pedron, Manica cerca Boninsegna, fermato in simultanea da Martellini, Oveglia e Visentin. Manica, Massimo Moser, Manica si alza il tiro, ancora Postonia dice di no. Postonia che sembra aver tirato giù ultimamente la sale cinesca, perché mezzo corona è da un po' che non riesce a trovare la via della rete. Però Trieste deve approfittare di queste buone parate del portiere triestino per cercare di allungare ancora. Radojković, Nadoc, Radojković, Martellini, Radojković, Nadoc, Radojković, si alza il tiro e c'è anche il più 5 e si scrive il referto anche Jan Radojković. Intanto viene ammonito Rizzi per delle proteste, probabilmente reclama un blocco irregolare che ha permesso a Radojković di tirare indisturbato dai 6 metri. Quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo tempo, Trieste conduce sul 15-10. Boninsegna, Manica, Pedron, Boninsegna, ancora Pedron, palla per Manica, scarico per Moser che cerca Boninsegna, non lo trova, c'è però la trattenuta di Martellini a Moser e questa volta gli arbitri decidono di fischiare l'irregolarità del numero 2 di Trieste. Boninsegna, Moser, Folgereiter,
Moser il tiro, Martin in deviazione, recupera Manna che non si accontenta del possibile corner. Ancora palla per Pedron, che sbaglia il passaggio, che viene intercettato da Visintin. Visintin contro Amendolagine, che in qualche modo arriva anche il più 6 e conseguentemente la seconda rete di Visintin. Ma il gioco viene interrotto perché Visintin probabilmente è andato a sbattere con la nuca sul palo. Dolorante capitano Marco Visintin. Sanguinante comunque Visintin alla nuca, e quindi entra Dapiram, che già aveva retto, si era distinto nella prima frazione. Sarà bisogno di qualche punto di sutura per il capitano triestino. Speriamo che non sia nulla di grave. Riparte comunque la gara. Trieste conduce su 16-10 a un minuto dalla fine del primo tempo. Confortante quindi la prova di Trieste in questa prima frazione. Manica, buona insegna, scarico per Kovacic che si butta dentro e segna Kovacic con prepotenza. 16-11 il punteggio. Il tiro di Calpanese e c'è anche il 17-11. Subito si corre qua a Chiarbola. Folgereiter subito dall'altra parte. Ci scapperebbe anche da dire meta di Folgereiter. La giornata all'insegna del rugby. Infatti oggi l'Olimpico si è giocata Italia-Nuova Zelanda. Test match importante per la crescita degli azzurri. Buona insegna. Manica. Kovacic. Manica, Kovacic. Ancora Manica. Kovacic. Non esce, mezza colonna, cerca il passaggio per Boninsegna. Manna, fermato il pallone da Piran, può ripartire con la Trieste, 3 secondi alla fine, ma Calpanese, tiro volante e c'è il 18-11 di Andrea Calpanese. Sul fil di sirena, la rete numero 3 di Calpanese. E Trieste che quindi può andarsi avere una bella sorsata d'acqua sul punteggio di 18-11 più 7 quindi dopo un tempo di gioco. Appuntamento quindi per la ripresa a tra poco. Riprendiamo la linea dal Palachiarbola, dove Trieste conduce per 18-11 sul mezza corona. L'incontro valevole per la 7ª giornata del girone A della prima divisione nazionale. Subito Trieste mette in campo Anici e Dapiran, quindi formazione dall'età media-bassa per coach Giorgio Veglia. Anici, Nadok, il tiro di Nadok, Amendolagine e palo fanno sì che il pallone non finisca in rete. Ancora mezzo corona, Manica, Kovacic, Pedron, Kovacic, Manica. Kovacic si butta dentro, scarico per Moser, Manna, Moser si alza, passaggio per Kovacic, braccato da Nadok. La seconda che quindi riparte con un 9 metri, Manna, Moser il tiro, stanza velleitario, Postonia comunque ci mette le mani e deve il pallone. Dall'altra parte Anici per Pernic, ma Amendolagine
c'è Pedron, il tiro schiacciato a terra, traversa Trieste che quindi si salva, punteggio che quindi resta invariato sul 18-11. Ancora nessun gol in questa seconda frazione iniziata da poco meno di due minuti. Oveglia, Anici non riesce ad aguantare il pallone perché il passaggio era troppo avanti al numero 7. Pedron, Kovacic, manica. Manica. Moser, manica. Kovacic, il tiro ribattuto. Però gli arbitri non decretano l'angolo, bensì un penalty. Al 32esimo, quindi penalty per mezzacolona. Si incarica Moser, terzo tiratore del mezzacolona. E c'è la rete. 18-12. Passaggio tanto del pernice dall'altra parte. Il gioco viene interrotto. Viene interrotto perché Paolo Moser ha dei problemi con le calzature, risolti. Quindi si può ripartire. Oveglia. Scarico per Pernic, fermato. Dalla difesa giallo-blu. Perde la palla da Piran. Pedron. Kovacic. Scarico per Folgaraitl, che si butta dentro e fa gol. Secondo gol per Nicola Folgaraitl. E mezza colonna, quindi piazza un break di 2-0 in questo avvio di secondo tempo. Visintin rientrato, quindi nulla di grave per l'infortunio occorso nel finale del primo tempo. Anici prova la sortita personale, va bene, fermato da Manica. Da Andrea Manica. Nadoc, Oveglia, Anici, il sottomano, ma Mendolagine risponde presente con un bel intervento di piede. Palla in mano a mezza colonna. Manica, Folgaraitl, Kovacic, Pedron. Kovacic, Manica. Pedron, Moser, Pedron, Kovacic, Manica, Pedron, Moser, Pedron, scambio con Manica, il tiro di Manica sotto le gambe di Pastoria e facciamo 3-0 del mezzo colonna in questo avvio di ripresa. Dall'altra parte Trieste con Nado che scambia con Oveglia, palla per Anici. Oveglia. Oveglia, l'intercetto di Pedron. A Mendolagine, brutto. Attenzione, ripartenza di Trieste. Sirotic e la rete di Sirotic. Tampona l'emorragia Sirotic, visto che in mezzo colonna va la palla per portarsi addirittura a meno 4. Gli arbitri si accertano che vi sia calma nel traffico dei 6 metri. Palla in mano a mezza colonna. Kovacic cerca Folgaraitl, lo trova e c'è ancora il penalty. Spina nel fianco questo Folgaraitl, pivot classe 90. Se non erriamo è già il quarto penalty che si procura. Intanto ritorna a battere i rigori il capitano giallo-blu Andrea Manna.
Manna contro Zaro e c'è il pallonetto di Manna. Personalità. Per questo per Andrea Manna. Oveglia, Anici, Visintin, Oveglia. Anici scarica per Pergi che si gira bene. Prende un colpo in faccia. Ma gli arbitri non prendono nessuna decisione. Oltre che quella di assegnare un 9 metri per Trieste. 19-15, 19-15 il punteggio dopo 6 minuti da ripresa. Visintin dall'altra parte, beffa avendo l'argine sul proprio palo. Manica, Moser. Manica. Pedron. Kovacic fermato da Visintin, si carica della battuta della punizione della Folgarai. Talmanica, Moser fermato da Pernic. Moser, Kovacic, Moser, Kovacic, la botta di Kovacic e c'è la rete di mezza corona. Nadok dall'altra parte pesca Visintin che non trova la rete a tu per tu con Amendo Lagine. Punteggio che quindi resta sul 20-16 per mezza corona. Kovacic, Manica, Moser, Manica per Folgarreiter che ancora con un gioco di prestigio riesce a concludere. Postonia c'è, Oveglia palleggia, scarico per Nadok. Sirotic, Oveglia, passaggio rischioso di Oveglia. Anici comunque intercetta, ma il tiro di Perric viene parato da Mendolagine. Folgarreiter si trova 1 contro 4, aspetta rinforzi. Kovacic subisce. Kovacic subisce colpo da Perric che viene giudicato da 2 minuti, quindi Trieste che subisce la prima esclusione. Anzi, Pernice, lo stesso Pernice aveva fallito la palla del più 5 su un bel invito di Visintin. Kovacic il tiro deviato, ma ce l'ha detto Caparbia, la reazione del mezzo corona in questa prima parte di secondo tempo. Vantaggio dimezzato, si era passati dal 18-11, si è passati dal 18-11 di fine primo tempo al 20-17 del ottavo minuto della ripresa. Nadok, Sirotic, c'è Amendo Lagine. Manna, Manna, può passare a Boninsegna che è libero e può segnare 20-18. Sicuramente meriti al mezzo corona, ma tanti li meriti anche Trieste che sembra essere rimasta negli spogliatoi. Due sole reti in 9 minuti contro le ben 7 di mezzo corona. Ancora palla persa di Trieste. E mezza corona che signore e signori addirittura la palla del meno uno. Kovacic, Pedron, Kovacic, Moser, Manna, Moser, Boninsegna cerca il passaggio per Folgarreiter, vantaggio, ne viene punito un fallo di piede, ancora Moser cerca Boninsegna, scarica invece per Folgarreiter, ma Postonia con un guizzo con la punta del piede evita il meno uno di mezza corona. Provvidenziale Postonia in questa circostanza e Trieste che al decimo minuto della ripresa può tentare di riportarsi a più 3. Non saranno grossi furti questo tentativo di turnover di Oveglia,
ma secondo me ha accorciato e di brutto le distanze. Nadoc, Oveglia, Bisinti, Oveglia, Nadoc, in qualche modo cerca ancora nuovamente Oveglia, che subisce però una carica. Pernic, rientrato dalle esclusioni, due minuti, cerca e trova Anici, palla per Nadoc, si alza Nadoc, cerca Visinti, niente da fare, contropiede mezza corona, abortito per evitare una palla persa. Kovacic, Pedron sul pezzo, comunque mezza corona che attacca con Moser, rientra intanto Manica in posizione di centrale, Kovacic, Moser, Manica, Pedron, Kovacic, scarica per Manica, fermato da Visinti, cerca Bolinsegna, fischio giusto ma un po' in ritardo. Ancora mezzo corona con Kovacic, Manica, traversa di Pedron, ma c'è il rigore, c'è il rigore procurato da Pedron. Ancora Manna. Noi abbiamo tirato un rigore. Parata di Postonia, però mezzo corona resta in attacco. Ancora mezzo corona in attacco, che ha fallito poc'anzi, possibile meno uno con Manna dai 7 metri, ma ancora una possibilità. Pedron, il tiro di Pedron, fuori. Anici, Nadoc, ricezione difficoltosa, Oveglia, Anici, fermato da Manna, e ci sono i due minuti, ci sono i due minuti, giusta la decisione della coppia arbitrale Chiarello Pagaria, trattenuta reiterata ad Anici che si stava lanciando a rete. E quindi mezzo corona che dovrà giocare i prossimi due minuti in inferiorità numerica per l'esclusione appunto del suo capitano, che poco fa ha fallito il rigore del possibile meno uno. Trieste quindi in attacco con l'uomo in più, con Visinti, Anici, Oveglia, Nadoc, Sirotic, Pernic in attacco, in campo scusate, in campo. Nadoc, Oveglia, Anici, Visinti, Anici, Oveglia, ricezione difficoltosa anche per lui, Nadoc cerca di riordinare le idee, ancora Oveglia, fermato da Moser, da Paolo Moser, 9 metri ancora per Trieste, Oveglia, Nadoc, si alza il tiro e c'è la rete di Nadoc. Gol scaccia pensieri per Matej Nadoc, che riporta Trieste sul più 3, sul 21-18 per il numero 17, e la quarta rete personale. Bolinsegna, Kovacic, Pedron, Manica, prolungati scambi tra i terzini del mezzo corona, tiro di Moser che prende in faccia Oveglia. Quindi resta addolorante Oveglia. Si sincera delle condizioni Moser sportivamente, però Oveglia sembra tutto ok. E mezza corona che quindi può ripartire con una rimessa laterale. Merita comunque un plauso questa reazione di mezza corona, perché se avesse continuato sulla falsa riga della fine del primo tempo probabilmente la partita sarebbe finita lì, sarebbe finita qui in questi minuti. Invece stiamo qui a commentarvi un 21-18 combattuto tra due squadre che occupano la terza posizione del girone A della prima divisione nazionale. Palla persa da Pedron, può ripartire Trieste, Nadoc rallenta forse colpevolmente l'azione, Visinti fa tutto da solo e segna, si mette in proprio e segna il più 4 di Trieste. Si è assunto quindi la responsabilità il capitano biancorosso di segnare la rete numero 4, che allontana ancora di più mezza corona.
che poco fa poteva essere a meno 1 e invece adesso si ritrova a meno 4. Buon break quindi di Trieste. Moser cerca Boninsegna, maltrattato tra virgolette dalla difesa biancorossa. Sarà lo stesso pivot ex Merano, cui ha conquistato una finale di Coppa Italia nel 2007, uno scudetto in noi nel 2005, quando il team Alto Tedino si impose appunto su Trieste, qui in gara 3. Scudetto che crea ancora rammarico. Nel frattempo Kovacic si getta con caparbietà dentro le maglie della difesa triestina e guadagna 9 metri. Speravo in qualcosa di più, ma è solo 9 metri. Boninsegna. Manica. Moser. Manica. Kovacic. Manica si alza, tiro. Postonia! Buon intervento di Postonia. Dall'altra parte. Oveglia si alza, il tiro. Amendolaggine però non è da meno. Non è da meno. E mezzo corona che si riporta in parità numerica con il rientro di Manna. Kovacic fermato da Nadok. Attenzione. Vabbè, è finito di fare la commedia questo. Gli arbitri però. Di fare la commedia. Gli arbitri però non prendono ulteriore decisione. Kovacic. Manica. Taglio. Moser, Manica. Palla per Folgereiter. Che si guadagna l'ennesimo penalty per invasione della difesa triestina. Abbiamo detto una spina nel fianco. Questo. Nicola Folgereiter. E Moser. Si incarica della battuta e segna. Rete per Moser. Rete per Moser numero 3. Punteggio che si ed ora di 22 per Trieste contro le 19:27 da mezza corona. Radojkovic, anche lui in un'azione rugbyistica, si butta dentro, guadagna solamente 9 metri. Anici, si deve ancora sbloccare Anici. Nadok, Perlice. Passaggio troppo complicato per il pivot biancorosso. E mezzo corona che si porta in avanti. Kovacic. Scarico. Palla che non c'è. C'è un fallo sullo stesso Kovacic. A detta della coppia arbitrale. Chiarello. Pagaria. Manna. Manica, Kovacic, Manna, Moser, Manica, Kovacic, Moser, scarico per Manica che si butta dentro, Manica in qualche modo Manica fa 22-20. Dall'altra parte Anici fermato ancora dallo stesso Manica. Nadok attaccato alla difesa trentina. Attacco che non decolla. Quindi Veglia ci vuole vedere chiaro. Chiama un time out, il secondo. Sui tre disponibili. Andiamo a vedere un attimo gli score delle due formazioni. Iniziano dagli ospiti, in cui spiccano le 5 reti di Kovacic, le 4 di Manica e le 3 del duo Manna e Massimo Moser. Per quanto concerne Trieste, resta quota 5 top capocannoniere dei triestini Sirotic. Segue a ruota Nadok con 4 e Marco Visintin, capitano Marco Visintin, con 3, Oveglia e Carpanese. Rientra, già rientrato mezzacolana sul parquet, lo sta facendo solo ora Trieste. Trieste che quindi deve ritrovare quella continuità in fase realizzativa che aveva contraddistinto la seconda parte di prima frazione
Oveglia però decide di mandare la, di mandare in campo la formazione con cui aveva iniziato la partita. Forchera Dojkovic in cabina regia al posto di Oveglia. Altalenante, la sua prestazione ottima. I primi 20 minuti di gara un po' calato. Nella restante parte. Amendo Lagine trova Boninsegna che mette giù il pallone e viene fermato da Martellini. Scarico per Manica e c'è gol di Manica. Gol di Manica e mezza corona, che adesso sì che si porta a meno uno. Rientra molle dalla difesa di triestina. Manica è entrato come un treno. Nei tre di dietro. E segna il gol del meno uno. Radojkovic per Sirotic. Sirotic il tiro. E Amendo Lagine con un gomito facilita la rete di Sirotic. Tanto ci sarà da ribattere la rimessa da centrocampo per un avanzamento prima del fischio dell'arbitro. Manica, partita viva. Moser, Manica. Moser. Manica, scarico per Falgaraiter. Vuole due pivot. Rizzi vuole due pivot. E sono Falgaraiter e Boninsegna. Manica ancora il tiro. Bloccato. Protesta la panchina. Ma fischio tutto sommato plausibile. Manica. Moser. Si alza il tiro di Moser e batte Postonia. Gol di Moser. E mezza corona che quindi si riporta ancora a meno uno. Radojkovic. Bisintin. Radojkovic. Martellini. Radojkovic. Nadok. Sirotic. Nadok. Radojkovic. Il tiro di Radojkovic a Amendo Lagine. In qualche modo evita il 1 più 2 di Trieste. Si riparte da una rimessa del fondo per l'invasione di Radojkovic, che ha cercato di riciclare il possesso del pallone. Manna, Kovacic, Manica, mezza corona che ora quindi la palla del pareggio, cosa che sembrava impensabile a fine primo tempo quando Trieste era rientrata negli spogliatoi sul 18-11. Fallo di Nadok a solo 9 metri. Manica. Moser. Moser si alza, palo. Buon rimbalzo, se così si può definire quello di Radojkovic. Trieste prova ad accelerare. Nadok, Sirotic, cambia di gioco per Visintin. Si alza Visintin e segna Visintin sotto l'incrocio. Marco Visintin. 24-22 il punteggio quando mancano 9 minuti al termine. Mezza corona avanti. Manica, Manna, Manica, Kovacic, Moser, Kovacic, Manica, Kovacic, Moser, Kovacic, si alza il tiro, Kovacic, Postonia e palo, dicono di no. Riparte da Trieste, Nadok, Radojkovic, niente da fare. Attacco quindi che diventa manovrato, non più in seconda fase per Trieste. Radojkovic, Martellini, Bisinti, Martellini, Radojkovic, Pernic, Nadok, Martellini, Visintin, ancora Visintin con un pallonetto nel momento del bisogno. Il capitano tira fuori gli attributi, segna due gol e toglie le castagne dal fuoco. Punteggio ancora di 25-22 per Trieste. Visintin che affianca Sirotic a quota 6 come capocannoniere di Trieste. Approfittiamo di questo time out chiamato da Rizzi
anche per lui è il secondo. Per andare a vedere la situazione del girone B, quello di centro conduce l'Ambra con 15 punti, 5 vinte e una persa per la squadra toscana. Seconda posizione Carpi, seconda posizione ex equo, perché anche Carpi ha 15 punti, anche loro 5 vinte e una persa. Terza posizione, ed è quello che interessa più a Trieste, ci sono Romagna, Mosconi Dorica, Sassari con 12 punti, quindi a più 3 sul gruppone di terze del girone A. Casalgrande insegue a 9, Farmigia con 6, chiudono Cingoli, Castenaso e Bologna. Bologna che fino a 2 anni fa si giocava lo scudetto con Conversano, fanalino di coda con 3, si riparte qui con Manica. Fermato da Martellini, 9 metri per mezzo corona, 8 minuti al termine. Kovacic, Moser, Kovacic. Reiterata la trattenuta di Pernic, gli arbitri però non fischiano nessuna esclusione. Bene, bene questo per Trieste. Kovacic, Manica, Kovacic. Si butta dentro, scarica per Manica, cerca Boninsegna che si gira. E c'è il fallo. Manica, Kovacic, reclama il passivo alla panchina. Kovacic, scarica per Boninsegna, che si gira, Boninsegna, e segna Boninsegna, beffa sul primo palo, Postoria. 25 a 23 il punteggio. Radojkovic, Nadok, Martellini, Nadok, Radojkovic, Sirotic. Sale Sirotic, scarica per Martellini, passaggio dietro la schiena per Visinti, che però non può provare la conclusione. Ancora Nadok, si butta dentro Nadok e si guadagna 9 metri. 6 ora sono i minuti che mancano alla schiena finale. Visinti, Martellini, Nadok, Radojkovic. Vediamo le vediamo cosa decidono gli arbitri. Non ci sono già stati gesti. In linea teorica sarebbero due le possibilità: o lo sfondamento del centrale triestino, o il rigore per invasione del difensore Manica del mezzocorona. Gli arbitri decidono per una decisione salomonica per un 9 metri. Che tecnicamente non trova conferme. Martellini si alza, il tiro traversa, respinta, presa da Boninsegna, può partire Manna, scarica per Boninsegna, il tiro di Boninsegna e c'è il rigore. Ingenuo. E 2 minuti per Nado. Decisione che fa infuriare staff dirigenziale, panchina e pubblico, però ingenuo Nadok. Ingenuo Nadok. Manna. Manna dai 7 metri contro Postonia. E c'è gol di Manna. C'è il gol di Manna. Meno uno per mezza corona. Trieste ora deve reagire con i fatti. Martellini, Visinti, Martellini, Radojkovic, Oveglia, Radojkovic, Martellini, Radojkovic, Oveglia, Martellini, Radojkovic, Oveglia, Martellini, Sirotic. Niente da fare. Oveglia, vediamo cosa decidono gli arbitri. Danno il 2 minuti a Paolo Moser, però non ci sembra di capire, si ripartirà con 9 metri.
quindi parità numerica ristabilita, 5 contro 5. 2 minuti per Paolo Moser, però vediamo ora. Vediamo, riparte Trieste, riparte nei 9 metri. Venticinquesimo della ripresa, Trieste che conduce per 25 a 24 sul mezzo corona. Palla in mano per i biancorossi. Bisinti, Martellini, Radojkovic, Oveglia, si butta dentro, Oveglia, il gol! Rete di Oveglia. E Rizzi si gioca l'ultimo time out disponibile. Prima abbiamo descritto la situazione nel girone di centro, andiamo ora a parlare del girone sud, quello in cui Fasano ha preso il volo, 21 punti, 7 vinte su 7 giocate. Inseguono Fondi e Conversano con 15, Noci quarto con 12 punti, Teramo, Gaeta, Città Sant'Angelo 9, Lazio con 6, Cus Palermo e Chieti staccano il Cus Palermo e Chieti con 3 punti staccano il Putignano, fanno il ricordo ancora a 0. Gione C che quindi è quello con il ritmo più forse è nato. Qui la terza ha ben 6 punti di vantaggio sulla terza del raggruppamento che riguarda Trieste, ma intanto decisione di Rizzi, toglie il portiere, mette Boninsegna, rischia il tutto per tutto vista l'inferiorità numerica. Kovacic, il tiro, Postonia, ma ancora fallo. Nuova pausa per pulire, perché Folgereiter, Kovacic, Manica, il tiro e la rete di Manica. ...26 a 25... palla in mano a Trieste, rientra Pernic, rientra Nadok. Oveglia si gioca in questo finale la carta, Radojkovic più Oveglia assieme a Nadok. Oveglia, Radojkovic, Visinti, Radojkovic, palla per Oveglia, finta di tiro di Oveglia, scarico per Serotic, ancora il giro palla di Trieste, si alza Nadok, scarica per Radojkovic, ma ancora 2 minuti per Kovacic, no, per Folgereiter. Trieste che quindi ora può attaccare con 2 uomini in più. Oveglia, Radojkovic, deve approfittare Trieste, Visintin, il tiro e la rete. Ancora Rizzi si gioca l'uomo al posto del portiere, anzi no, ci ripensa Boninsegna, Manica perde palla a mezza corona. Sirotic, si invola Sirotic, niente da fare, palo di Sirotic, mezza corona che resta attaccato al match in qualche modo. Moser, Manica, tiro di Manica, affrettato, murato, palla per Trieste.
due minuti al termine. 27-25 punteggio. Finale thrilling qui a Chiarbola. Con questo Trieste in mezza colonna, ballevole per il settimo turno del girone A, prima divisione nazionale. Oveglia, Nadok, Radojkovic, Visintin, Radojkovic, Nadok, perde pallone Nadok, resta però il Trieste in attacco e Visintin, no, non va in rete, no, fuori per il Visintin, probabilmente palla match di Visintin sprecata, mezza colonna che quindi è ancora vivo, Manna, Manica, Moser, il tiro di Moser, ma c'è l'invasione di Boninsegna che si becca altri due minuti per proteste, anzi rosso diretto. Rosso diretto per Boninsegna. E quindi compromette il finale di gara della sua squadra. Un minuto e mezzo alla fine dell'incontro, più due per Trieste, più due anche gli uomini in campo. Finale quindi in discesa per i biancorossi. Oveglia il tiro, parata di Amendolagile. Resta a terra Oveglia, dolorante al collo. Non un grande attacco di Trieste che poteva gestire in qualunque altro modo questo finale. Non c'era nessuna fretta di trovare una veloce conclusione. E ora che mezza colonna, con un uomo in meno, tenta il tutto per tutto. E Rizzi questa volta si toglierà Amendolagile e reinserirà Stocchetti, che non si vedeva da un bel po', visto che Moser, da quando la sostituta, è sempre rimasto in campo. Ed ecco il cambio, esce il portiere, dentro Stocchetti, va in alla destra e ora mezza corona prova il miracolo. Moser, il tiro Postonia, para e Trieste con 30 secondi davanti può festeggiare la vittoria numero 4 in campionato, la seconda casalinga dopo quella d'esordio su mezzo sul Cassano Magnago, scusate, e chiude i conti Misel Sirotic a 20 secondi scarsi dalla fine. Intanto Manna cerca il meno 2, ma Postonia chiude la porta e si chiude anche la gara sul 28-25. Ma che spavento per Trieste. La sirena quindi sancisce la vittoria di Trieste su mezza colonna, su un coraggioso mezza colonna che ha cercato di rimettere in sesto un match che aveva preso una brutta piega nel primo tempo, ma Trieste di riffa di raffa porta a casa i tre punti ed è quello che conta. Chiudiamo dando uno sguardo al prossimo turno che si giocherà nel primo weekend di dicembre, visto che il campionato subirà una nuova pausa. Trieste in quella data, il primo dicembre, andrà a fare visita all'Indata Merano nella palestra Carl Wolf in una sfida dal sapore da anni 90, inizio anni 2000, un duello che ha fatto scintille. Le altre partite della giornata saranno Rovereto Pressano, Mestrino Cassano Magnago, Mezzo Corona Bressanone e Bolzano Ferrara. Ribadiamo quindi il concetto: Trieste batte Mezzo Corona 28-25, aspettando comunque i risultati dagli altri campi, sorpassa proprio i trentini in classifica, portandosi a quota 12. Un saluto dal Palazzetto Sport di Chiarbola, da Stefano Longione, e appuntamento
per la gara con le meti mestrino dell'8 dicembre. Arrivederci.